La 20ª giornata della Serie C1 presenta al Pala Olgiata la sfida tra Olympus e Futsal Palestrina. Pallone gestito da Santin, allargato per Velasquez. Velasquez dentro per Santin, il suo destro, la parata e poi il palo. Fiasco prova il sinistro, ribattuto, la sfera ancora tra i piedi di Fiasco, il suo destro che termina all'angolino ed è il vantaggio degli ospiti. Andrea Fiasco, che gol del numero 4. Rilancio del portiere, grande aggancio di Velasquez. Velasquez porta palla, la palla dentro per Santin che si gira e mette a segno l'1-1 immediato. Che risposta dei padroni di casa, 1-1. Pallone dentro per Santin adesso che prova a girarsi col sinistro. Palo, la palla rimane lì, arriva Monni che mette a segno un gran gol. Una botta di Monni che adesso esulta sotto la tribuna. 2-1, che reazione dell'Olympus. Grande numero di Velasquez che prova il destro sul palo. Porta palla Velasquez in ripartenza, allarga su Cellitti. Cellitti prova il sinistro, ribattuto, poi il sinistro ancora sul palo. Palo laterale, arriva Velasquez con la punta, mette a segno il gol della tranquillità. 3-1 adesso per l'Olympus. Ripartenza veloce adesso di Santin che allarga per Masi, il suo destro, che risposta. Punizione per l'Olympus che fa girare palla, Santin prova il destro, Fiasco sulla linea, il pallone rimane lì, poi in fallo laterale. Morgaglio chiede l'1-2, la palla gli ritorna, il suo destro ed è anche il 4-1 dell'Olympus. Trova la rete anche il numero 10 dei ragazzi in maglia blu, 4-1, partita chiusa. Rimette il pallone in gioco Celletti, ma arriva il triplice fischio dell'arbitro, finisce qui. 4-1 per l'Olympus che ottiene la 7ª vittoria consecutiva, solo una sconfitta invece per il Futsal Palestrina.